Buongiorno, buongiorno a tutti, a chi è qua in presenza, pochi perché Come no? purtroppo con questa situazione abbiamo dovuto fare una videoconferenza. Buongiorno a chi è collegato da fuori. Siamo qui ad Ancona, nella sede della Regione Marche, per presentare la 57esima edizione della Tirreno Adriatico, che si svolgerà dal 7 al 13 marzo. Lascio subito la parola all'assessore allo sport della Regione Marche, Giorgia Latini. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, oggi presentiamo questo bellissimo evento che si svolgerà nella nostra regione e che dà anche lustro al nostro territorio, perché è vero che è la prima, insomma, con la Tirreno Adriatica apriamo la stagione del ciclismo, ma riusciamo anche attraverso lo sport a promuovere le bellezze del nostro territorio. È un evento che attraversa tutta quanta la nostra regione, attraversa le Marche intere, da Sefro a Fermo, da Pecchio a Carpegna, fino ad arrivare a San Benedetto del Tronto, come da tradizione. Quindi diciamo che la Tirreno Adriatica rappresenta un po' anche la visione che ha la Regione Marche, che ha la nostra giunta, che è quella di promuovere il nostro territorio, anche dei borghi e dell'entroterra. E quindi la Tirreno Adriatica, ecco, sicuramente attraverso lo sport ci fa conoscere anche le bellezze del nostro territorio. Abbiamo investito molto come Regione Marche proprio per creare questo binomio importante tra sport e turismo. Infatti, proprio a tal proposito, porto i saluti del presidente Acquaroli, che ha anche la delega del turismo, che si è appunto interessato molto di come far sì che la nostra regione potesse avere un volano turistico proprio attraverso lo sport. Infatti, come sapete, è stata sua l'idea di individuare come testimonial della nostra regione Mancini, e quindi già questa scelta vincente ci ha portato una grandissima visibilità, come sapete, negli europei. Quindi la nostra regione ha avuto per la prima volta, insomma, una visibilità incredibile. Anche nel corso della giornata delle Marche abbiamo scelto proprio lo sport per promuovere la nostra regione. Quindi significa che, ecco, vediamo gli eventi sportivi, vediamo lo sport in sé come grande volano di crescita per il nostro territorio. Quindi lo stiamo dimostrando supportando grandi eventi proprio come la Tirreno Adriatica, che ci darà grande visibilità anche con la grandissima risonanza che ha. Ci saranno oltre 150 televisioni da tutto il mondo che seguiranno le tappe marchigiane, appunto dando il giusto risalto alla nostra bellissima regione, che veramente merita di essere conosciuta nel mondo. E quindi, ecco, attraverso lo sport riusciamo a raggiungere questo obiettivo importante. Quindi ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio veramente tutti coloro che hanno messo impegno per raggiungere questo importante risultato. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti, a tutti i ciclisti. Saranno delle giornate intense. Sappiamo che nella nostra regione c'è una grandissima tradizione proprio nel ciclismo, quindi ci sono tantissimi appassionati e saranno delle giornate di gioia, perché in questo momento delicato e difficile lo sport è stata una dei pochi spiragli di speranza e di emozioni e di gioia che abbiamo vissuto in questo periodo. Quindi continuiamo così, continuiamo a supportare lo sport con tutti i suoi anche segnali, insomma, anche con tutti i suoi obiettivi positivi, quindi da un punto di vista di salute, di educazione, e quindi come grande anche insegnamento per tutte le nuove generazioni. Quindi grazie a tutti, e lascio, non so a chi la parola. Comunque grazie, buon proseguimento. Grazie Assessore. Prima di proseguire, vediamo un video di dove ci siamo lasciati lo scorso anno.
Questo qui. Ieri ci siamo lasciati lo scorso anno, avete visto il vincitore da Pogačar su Podio San Benedetto. Lascio la parola adesso al direttore dell'area ciclismo di RCS Sport, Mauro Regni, che ci racconterà un po', visto che lui proviene da inizialmente dall'Tirreno Adriatico, ci racconta nel dettaglio un po' cos'è la Tirreno Adriatico, cosa vuol dire un po' di altri. Aneddoti. Grazie, Mauro. Sì, buongiorno a tutti. Prima di entrare nel merito di quelle che saranno le tappe di questa edizione, mi piace ricordare due aspetti importanti e di novità che quest'anno saranno al via di questa edizione della Tirreno Adriatico. Avete visto le date di effettuazione della manifestazione dal 7 al 13 marzo. Cosa significa 7-13 marzo? Significa che, contrariamente alle 56 edizioni passate, per la prima volta la Tirreno finirà di domenica. Abbiamo fatto un lavoro molto certosino, difficile a livello internazionale con la Federazione Mondiale, perché abbiamo chiesto in qualche modo di avere anche noi il weekend finale per una gara importante come quella che è la Tirreno Adriatico. Sappiate che questa eventualità ci dà la possibilità di essere nel territorio marchigiano praticamente nel weekend lungo di questo periodo, dal venerdì alla domenica, e finalmente potremmo constatare effettivamente cosa significa finire con un grande evento nella giornata festiva come domenica. Questo, diciamo, è la prima novità rispetto a questa edizione. L'altra novità è che ritorniamo in qualche modo a raccontare, come diceva l'assessore, borghi, strade, paesaggi, molto legati a quelle che è la tradizione della Tirreno Adriatico, cioè i muri bassi. Cosa intendo quando dico muri bassi? Sì, perché qualche anno abbiamo provato a sperimentare cosiddetti muri con pendenze mostre, no? Pensavo a Monte Lupone, a Sant'Elpidio, che però non fanno parte della tradizione vera e propria della Tirreno Adriatico. La Tirreno Adriatico si è sempre svolta su percorsi abbastanza agili ma impegnativi, quindi con la ripetizione molto spesso di muri con pendenze che vanno intorno ai 10 all'11% e non salire a delle pendenze veramente difficili. Ecco, la Tirreno quest'anno sarà ancora una volta, ricalcherà quello che è stato il suo schema per tantissimi anni. Non avremo la tappa, come si dice, con arrivo in salita, ma in realtà non avremo tappe piatte, perché per esempio la tappa con il Carpegna sicuramente è una tappa di estrema difficoltà, ma non avrà l'epilogo in salita, per cui non ci sarà una cosiddetta tappa con arrivo in salita.
Comunque dovete considerare che rispetto alle altre edizioni quest'anno la pendenza, diciamo il dislivello di tutta la Tirrenia Adriatico si attesta intorno ai 14.000 metri di dislivello, 14.000 metri che non sono quasi mai stati toccati nelle edizioni della Tirreno Adriatico, per dimostrare che al di là delle tappe o meno di montagna il dislivello è veramente altissimo e quindi sarà terreno abbastanza importante per i corridori di classifica affrontare tappa dopo tappa e avere già una preparazione adeguata per arrivare alla fine a San Benedetto. Anche le tappe, come dire, più di volata hanno bisogno di essere conquistate. Non ci sarà le cosiddette tappe di trasferimento, ma dovranno essere, almeno nella prima parte, conquistate dai corridori velocisti. Quindi sarà una corsa estremamente difficile. Cosa dire in più? Chiaramente molti si cominceranno a domandare ma chi saranno i protagonisti di questa corsa? Beh, è chiaro che ad oggi ufficialmente le iscrizioni da parte delle squadre non sono arrivate, però abbiamo già avuto parecchi sentori dai ritiri dei team di alcuni corridori che già hanno dichiarato la loro volontà di essere presenti ai nastri di partenza, tra i quali primo fra tutti abbiamo visto le immagini dell'anno scorso di Alain Philippe, ancora campione del mondo, che ha dichiarato di voler essere presente a questa corsa. Il vincitore della scorsa edizione, Tadej Pogačar, mi viene in mente il giovane talento belga Evenepoel, mi viene in mente il nostro, amato ancora Nibali, che sono sicuramente a nastri di partenza, per cui già da queste prime anticipazioni togliamo qualsiasi dubbio sulla qualità della partecipazione alla Tirreno Adriatico, che d'altronde, pur andando poi a guardare quello che è accaduto negli anni passati, non ha sicuramente problemi di confronto con le altre grandi corse, ma addirittura non ha i problemi neanche di confrontarsi con corse come il Tour e il Giro, perché la partecipazione, per esempio, dello scorso anno è stata talmente stellare che neanche queste grandi corse a tappe hanno avuto questo tipo di partecipazione. Cosa aggiungerei ancora, visto che parliamo di territorio, di promozione, e cosa serve più di tutti un broadcaster che ci è a fianco in questa avventura? Serve proprio per promuovere quello che è il territorio, la storia del territorio, quelle che sono le cose più importanti da promuovere per invogliare quello che è il pubblico a venire su questo territorio, no? E quindi noi dal canto nostro, nell'ultima edizione del 2021, la RAI, che è stata broadcaster, ha trasmesso in circa 200 paesi le immagini della Tirreno Adriatico, le immagini che hanno prodotto circa 40 ore di trasmissioni, quindi con una media di circa 6 ore a tappa dedicate per tutte le tappe della Tirreno, 40 ore di trasmissione con picchi chiaramente legati a quello che sono anche la natura tecnica di alcune tappe, con picchi più o meno alti, ma sicuramente importanti. Oltre quello, tutto il mondo dei social, che è diventato importante, fondamentale per far girare in tutto il mondo le immagini, che oramai diventa quasi più importante di quello che è il mondo televisivo. Abbiamo fatto dei numeri importantissimi anche legati a questa tappa. Ultima considerazione: l'assessore ricordava l'epilogo a San Benedetto. Devo dire che San Benedetto, lo sapete forse meglio di me, anche se
forse 10 edizioni non ho fatto, ma tutto il resto le ho fatte, quindi sono abbastanza la memoria storica di questa manifestazione. San Benedetto è stata presente fin dalla prima edizione della Tirreno Adriatico e negli ultimi anni la regione Marche è stata veramente a fianco di questa manifestazione, non solo come qualcuno può pensare a livello economico, che pure c'è stato, ma proprio a livello di cultura, di cercare di promuovere il proprio territorio proprio attraverso lo sport e in questo caso attraverso il ciclismo, che è uno sport che porta gratis dentro le case degli italiani e del mondo intero un prodotto che sicuramente è degno dell'attenzione di noi tutti. Grazie. Grazie Mauro. Adesso entreremo nel dettaglio con Stefano Allocchio di questa Tirreno Adriatico, che oggi siamo qui nella regione Marche, abbiamo detto che sarà un weekend marchigiano in finale, ma toccheremo 4 regioni con questa corsa. Allocchio poi entrerà nel dettaglio. Adesso vediamo il video percorso e poi la parola a Stefano Allocchio per entrare nello specifico di ogni tappa. Ecco, queste sono le tappe di questa edizione della Tirreno Adriatico. Stefano, raccontaci dall'inizio, da Camaiore con la cronometro, che quest'anno sarà all'inizio della Tirreno e non alla fine come capitava di solito negli ultimi anni a San Benedetto. Sono 11 anni che finivamo a San Benedetto con la cronometro, quest'anno ritorniamo a fare un circuito in linea per, accontentare sempre di più località del territorio. Socializzare. Bene. Hai già detto tutto te, io posso andare, ecco. No, innanzitutto volevo ringraziare tutta la Regione Marche che ci ha ospitato, ma soprattutto volevo ringraziare tutti i sindaci che hanno creduto in questa 57esima Tirreno Adriatico, iniziare da Camaiore, Assovicille, Murlo, Terni, Bellante, Sefro, Fermo, Apecchio, Carpegna e San Benedetto. Sono tutti sindaci che siamo veramente in sintonia con tutto e speriamo di vivere una Tirreno Adriatico come gli altri anni. Sicuramente Mauro ha già anticipato i partecipanti, è un campo veramente stellare, e si aggiungeranno altri corridori che saranno protagonisti sicuramente a questa manifestazione. Quest'anno sì, abbiamo cambiato un momentino, come abbiamo già anticipato un pochettino la corsa, perché era un percorso che riporta di nuovo alle oscillazioni del pendolo storico della manifestazione verso i muri e non piuttosto che verso gli arrivi in salita. Abbiamo una cronometro, 2 volate, 3 tappe mosse con salite brevi ma con dei muri, con pendenze molto importanti, una tappa di montagna ma con arrivo appunto a valle. Iniziamo con la prima tappa al Lido di Camaiore, una cronometro individuale di 13 km e 9, andata e ritorno sul lungomare con ritorno ovviamente da Forte dei Marmi per ritornare sul lungomare di Forte dei Marmi. Cioè di Camaiore, scusate. La seconda tappa di 219 km
partirà da Camaiore, arriverà a Sovicille, una tappa tranquilla nella prima parte, tranne l'anello finale che passiamo da Sovicille, gli ultimi 80 km, un continuo saliscendi fatto di salite e di media lunghezza, che porterà gli ultimi 10 km, gli unici pianeggianti per una volata. Può essere una volata, un'azione individuale, grazie appunto alle asperità vicine all'arrivo. La terza tappa, la Murlo Terni, è una tappa molto ondulata, fino a 20 km dall'arrivo, passando da Chianciano, Chiusi, Fiabbro, Orvieto, Amelia, sono alcune località che si toccano in questa tappa. Le difficoltà sono veramente lievi, è prevedibile sicuramente una volata sul traguardo nel salotto cittadino di Terni in Corso del Popolo. Il giorno dopo partiamo da una... sempre da Terni, ma da una località veramente famosa in tutto il mondo come la Cascata delle Marmore, che ci ospita una meravigliosa partenza. Anche questa una tappa di 202 km, appunto dalla Cascata delle Marmore si arriva a Bellante, tappa che attraversa tutto l'Appennino, si sale appunto dalla partenza più o meno ininterrontamente fino mediamente dolci fino al valico della Torre di Fuscello per portarsi poi sulla Salaria e raggiungere Ascoli Piceno, una breve salita che porta a Maltignano per entrare nel circuito finale da percorrere due volte, tre volte la salita di Bellante, anche questa è una tappa inedita, con la salita di 3,8 km con pendenza media al 7%, qua sicuramente faranno fuoco e fiamme gli scalatori e i finisher. La quinta tappa partirà da Sefro a Fermo, tappa breve, 155 km, ma come abbiamo anticipato, già detto prima Mauro, è la tappa dei muri fermani. L'avvicinamento è molto ondulato attraverso il Maceratese fino a entrare nel distretto della calzatura, dove iniziano la serie di muri. Muri che, come riportati già nell'edizione precedenti a Fermo, si scalano le salite come Monturano, Capodarco, fino al passaggio sulla strada di Caldararo a Fermo, che ha una pendenza del 21%, e l'arrivo nel centro storico dove 4 anni fa vinse il campione del mondo Sagan. Quindi abbiamo un vecchio campione del mondo, ma può esserci anche un altro arrivo di un campione del mondo anche quest'anno. Sagan c'è, sì, lo so, ma non l'abbiamo detto ancora, non dirlo. Lo diremo, faremo un comunicato con tutti i campioni. La sesta tappa, che anche questa è inedita, da Pecchio a Carpegna, è la tappa di montagna, probabilmente sarà la decisiva della Tirreno Adriatico. Una prima tappa in linea, con ondulazioni meno marcate, salite brevi, lunghezze tratti ripidi e tratti anche pedalabili. A Carpegna inizia un circuito finale che prevede due scalate della salita del Cippo di Carpegna, salita storica per appunto come abbiamo detto prima, per gli allenamenti di Marco Pantani. L'arrivo è al termine della discesa, molto impegnativa, ma però in città. La settima tappa, l'arrivo classico a San Benedetto del Tronto, si ritorna nel 2010, come ha detto Mauro, 11 anni fa, perciò quasi 12 anni fa, quando l'ultima volta si vedeva l'ultima tappa in linea, che l'anello iniziale nell'entroterra con passaggi classici da Rotella, Offida, Ripra, Transone, per poi ricongiungersi a San Benedetto con un circuito di 5 km, di 15 km, di 5 giri di 15 km, come arrivo degli altri anni sicuramente in volata. Aggiungo una cosa, visto che siamo ritornati a quello che è il concetto dei muri, torneremo a una Tirreno Adriatico sicuramente dove i distacchi saranno molto ristretti, per cui anche il concetto degli abbuoni diventerà determinante, come è capitato già in alcune occasioni,
per decidere il corridore che vincerà questa corsa, per cui saranno molto importanti anche gli abbuoni sul percorso di gara. Era un, diciamo, è un ritorno alla classicità di questa corsa. Grazie Stefano, grazie Mauro. Adesso il percorso l'abbiamo svelato, passo la parola all'assessore Guido Castelli, che è l'assessore al bilancio della Regione Marche. Buongiorno, ma solo per aggiungere una cosa a quello che già in maniera brillante ha detto la collega Latini, e dopo il Dream Team vegna all'occhio, che è anche piacevole vedere che duettano su chi dice la cosa più, come dire, aggiornata, e beh, però è bello questo. E tutto questo fa parte di una strategia della Regione Marche, che l'assessore allo sport segue insieme d'intesa con il presidente Acquaroli, perché noi vorremmo candidarci, e già comunque grazie a Raimondo Orsetti siamo ben collocati, come la regione che associa le due ruote l'idea di essere il luogo ideale da raggiungere attraverso le due ruote, sia per chi vorrà imitare, emulare sul cippo Pantani, e grazie anche a Giacomo Rossi che, uomo di Apecchio, ha fatto di tutto perché anche i sindaci, il territorio, potessero vedere in questo tracciato un punto d'arrivo, un modo di condividere le cose in un momento anche complicato per le regioni. Poi c'è chi invece vorrà portare i bambini, e ce n'è bisogno, la domenica a vedere la corsa in linea che attraverserà la mia provincia, la nostra provincia, ma devo dire che con questo ulteriore, con questa ulteriore conferma, e anche questa è una strategia di bilancio, abbiamo scelto alcune cose e non altre. E ci sarà il mondo amatoriale, c'è Andrea Tonti con la nostra Gran Fondo del 16 ottobre, ci saranno altre cose di cui non parliamo oggi, non mi riferisco al Giro d'Italia, e più in generale un sostegno a tutto il movimento dei cicloamatori amatoriali, di cui indegnamente faccio parte, quindi io denuncio il mio conflitto di interessi perché amo le due ruote, le pratico quanto posso, però devo dire che noi confermiamo, il presidente Acquaroli lo vuole, questa scelta di associare alle due ruote l'idea delle marche outdoor, delle marche che comunque possono essere gustate e vissute al meglio proprio vedendole da quel metro che è la visuale tipica di chi pedala. Quindi buon vento a tutti noi, ecco. Grazie assessore. Adesso gli interventi qui dalla sala sono terminati, adesso iniziamo a fare degli interventi da fuori. Abbiamo due persone che, diciamo, sono un po' le istituzioni in Italia del ciclismo: il presidente della Federazione Ciclistica Italiana e Daniele Bennati, che è il nuovo commissario tecnico della nazionale. Quindi, se Cordiano Dagnoni è in collegamento, gli chiedo di fare il suo intervento. Allora, non vedo Cordiano Dagnoni, allora facciamo che, se poi si collega, lo facciamo intervenire dopo. Io prima Daniele Bennati l'ho visto. Daniele, se ci sei, raccontaci un po' come vedi questa Tirreno Adriatico. Ci sono, buongiorno a tutti, mi sentite? Spero che mi sentite bene. Mi confermi Stefano che mi sentite? Sì, Daniele, ti sentiamo, grazie. Ok, perfetto, grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qua. E, che dire, questa Tirreno Adriatico mi piace molto, ho visto nei dettagli il percorso, ho seguito la presentazione di Stefano e credo che sia, per quanto mi riguarda, è come se facessi un passo indietro, perché mi ricordo i miei primi anni da professionista, quando poi si terminava con uno sprint a San Benedetto, per cui è un po', come dire, un ritorno al passato, e mi piace moltissimo. Un percorso che prevede sicuramente tappe per tutti quanti, tappe in volata, tappe miste, e tappe impegnative, e anche l'inizio con una cronometro individuale, credo che si preannunci una manifestazione molto spettacolare. La Tirreno Adriatico da sempre ha dato delle indicazioni molto importanti, perché
al via si presenta sempre con un cast veramente stellare, un livello molto, molto alto, per cui personalmente seguirò la Tirreno Adriatico tappa per tappa e, come dire, come ho detto prima, la Tirreno ha sempre dato delle indicazioni importanti anche per il mio ruolo in funzione degli appuntamenti, quelli più importanti per valutare, per vedere i miei atleti, per cui non mi resta che aspettare l'inizio di questa bellissima gara e faccio un in bocca al lupo a tutti quanti e complimenti a tutti. Grazie Daniele, adesso appena si collegherà il Presidente della Federazione lo faremo intervenire, ma adesso lasciamo la parola anche alle varie istituzioni delle varie tappe che compongono la Tirreno Adriatico. Quindi partiamo subito dalla prima, quindi il sindaco del comune di Camaiore che avrà l'ascronometro sul mare, quindi la partenza arrivo dal Lido di Camaiore e la partenza del giorno successivo da invece Camaiore, proprio diciamo città. Sindaco, è collegato? Sì, buongiorno, ci siamo, sia io che l'assessore al turismo, buongiorno. Buongiorno. Perfetto, vi sentiamo, potete procedere. Buongiorno, allora buongiorno a tutti, intanto un saluto a Mauro Vegni, a Stefano Allocchi, a tutto lo staff di RCS e di Organizzazione della Tirreno Adriatico. Noi orgogliosissimi di poter confermare la nostra presenza in questo bellissimo progetto, perché poi lo definirei così, non si tratta semplicemente di un evento, ma di un progetto di carattere storico legato ovviamente allo sport, per noi a maggior ragione legato ai temi del benessere, della qualità della vita e anche di un territorio che ovviamente aspira, come abbiamo fatto negli ultimi anni, a caratterizzarsi con il tema della sostenibilità e che è un tema carissimo a chi ovviamente frequenta territori molto belli non solo dal punto di vista paesaggistico ambientale ma anche di tradizioni come quelle che siamo abituati a vivere sulla costa dell'Alta Toscana, sulla costa del Mar Ligure e ovviamente del Tirreno a cui sta a cavallo la Versilia. Il nostro ovviamente è un progetto che ha una vocazione versiliese, unisce se vogliamo con la costa adriatica, secondo me i punti più belli della costa italiana e ovviamente per noi, come dicevo, rappresenta un progetto che parla il linguaggio dello sport. Camaiore ha una lunga tradizione intorno al ciclismo, abbiamo avuto per tanti anni un gran premio Città di Camaiore che poi abbiamo convertito, diciamo così, una partecipazione più significativa e più corposa nell'ambito delle manifestazioni nazionali e questa opportunità devo ringraziare Mauro Vegni per avercela data appunto con la Tirreno Adriatico. Io se mi consentite lascio la parola un attimo all'assessore Baldaccini, giusto un secondo e poi vi restituiamo la parola, grazie. Sì, buongiorno a tutte e a tutti, semplicemente per insomma, ringraziare tutti quanti per la collaborazione e ringraziare anche in particolare il Comune di Pietrasanta e il Comune di Forte dei Marmi che sono stati molto disponibili anche quest'anno per consentirci di realizzare la tappa che sarà sul nostro territorio. Aggiungo semplicemente che insomma questa è un'occasione importante anche per tutta la promozione legata al nostro turismo, perché la Tirreno Adriatico segue sempre con attenzione anche tutte le fasi pre-tappa e racconta molto bene quello che è il territorio sul quale la gara vera e propria si svolge. Quindi niente, insomma, ringraziamo l'organizzazione e speriamo di continuare sempre su questa strada. Grazie al Comune di Camaiore che darà il via anche quest'anno alla Tirreno Adriatico il 7 di marzo. Vedo che si è collegato, che però non è comodo seduto come noi, il Presidente Cordiano Dagnoni, che lo vedo camminare. Presidente, ci sei? Ci senti? Hai il microfono chiuso, Presidente. Mi sentite? Eccoti, adesso sì, vai. Ecco, scusatemi, ma c'è un sottofondo di allarme perché sono all'interno del velodromo di Montichiari, come vedete. Stiamo facendo di tutto per fare in modo che la nostra nazionale la settimana prossima ritorni a potersi allenare. E
comunque ce l'abbiamo fatta. E niente, io mi scuso per questo intervento che non è nel migliore dei modi, però mi fa piacere essere con voi, mi fa piacere elogiare quello che è una manifestazione di altissimo livello, perché nel mio ricordo da ragazzino e da corridore la Tirreno Adriatico è sempre stata quella gara a tappe dove si vedeva qual era il risultato della preparazione invernale degli atleti, perché da lì si capiva chi erano i protagonisti della Milano-Sanremo, che era la prima classica dove tutti ci aspettavamo un grande spettacolo, per cui io me la ricordo da sempre come una grande gara, ma soprattutto ho avuto modo l'anno scorso, nel primo anno di mia presidenza, di essere presente, e devo fare un ringraziamento particolare per la magnifica formula che all'ultima tappa ha consentito agli atleti juniores di poter gareggiare sullo stesso percorso a cronometro, dove poi Pogačar, Ganna si sono sfidati nell'ultima cronometro. Per cui grazie veramente a RCS, grazie a tutti coloro che si adoperano per la riuscita di questa manifestazione storica. Complimenti davvero. Il bello della diretta, grazie Presidente di essere stato con noi anche in queste situazioni, però è il bello della diretta, grazie molte. E proseguiamo adesso con i comuni. Chiedo scusa a Sovicille l'arrivo della seconda tappa, se ho interrotto, ma il Presidente, se no non riuscivamo più a beccarlo. Per Sovicille chi c'è? Allora, proseguiamo, bello della diretta, inconvenienti tecnici. Allora, la partenza della tappa di Murlo. Murlo, abbiamo chi? Ah, Davide Ricci, ho visto. Buongiorno a tutti, sono Davide Ricci, sindaco di Murlo. Murlo, Sovicille, Chiusino e Montisciano fanno parte dell'Unione dei Comuni della Val di Merse. L'anno scorso Chiusdino e Montisciano furono protagonisti con l'arrivo e con la partenza, e quest'anno tocca a noi, a Murlo e a Sovicille. Da Murlo partirà la terza tappa. Consentitemi una cosa, un ricordo, ripensando ai giorni dello scorso anno, purtroppo in quei giorni, quando proprio la Tirreno Adriatico toccò la nostra Unione dei Comuni, il sindaco di allora Maurizio Colozza, che tanto si era adoperato per portare la Tirreno Adriatico nei nostri comuni, iniziava il suo isolamento per una malattia che purtroppo poi dopo poche settimane lo porterà alla morte. Quindi lo devo ricordare, perché proprio in quei giorni lui iniziava a stare male, e lo ricordo perché tanto l'aveva voluta, e noi siamo qui grazie anche al suo interessamento. La partenza di Murlo, avendo fatto i sopralluoghi con gli organizzatori, è una partenza un po' particolare, perché partiamo all'interno di un castello cinto da mura, e qui sta la particolarità, perché non è grande, ma è veramente un posto bellissimo, è una sfida per noi, ma soprattutto per gli organizzatori. E nei sopralluoghi che abbiamo fatto insieme, comunque abbiamo convenuto che meritava provare pur nella difficoltà. Partiamo proprio intorno al palazzone del nostro bellissimo borgo, palazzone è stata sede del vescovo, di un vescovo a partire dal XVI secolo, e oggi ospita il nostro bellissimo museo etrusco, l'antiquarium di Poggio Civitale. Ecco, quindi direi una partenza etrusca, con il nostro cappellone che è il simbolo del nostro comune, un acroterio maschile in terracotta del VI secolo avanti Cristo, che così benedirà in qualche modo questa particolare partenza, che speriamo tutto riesca per il meglio. Però ecco, abbiamo convenuto che meritava provare, sarà una cosa particolare, ma ecco, ce la metteremo tutta, perché
tutto possa andare per il meglio. Questa tappa costituisce anche per Murlo una, così, un momento di importante. Murlo è, da Murlo passa l'eroica, passa le strade bianche, quindi il ciclismo per noi è importante. Io stesso sono un cicloturista e quindi con grande piacere ho accolto questa iniziativa, perché crediamo al ciclismo e al cicloturismo, al turismo lento in genere, come al volano per il nostro sviluppo. E quindi la visibilità che la Tirrenia Adriatica darà per, anche a Murlo, per noi è fondamentale. Ecco. Ringrazio tutti e do la parola al mio collega Beppe Gugliotti, spero che nel frattempo abbia aggiustato la connessione. Grazie a tutti e buon lavoro. Allora, nel frattempo che il sindaco speriamo riesca a collegarsi, io vedevo collegato per Terni e non solo l'arrivo di Terni dalla terza tappa, l'assessore Elena Proietti, l'ho vista prima, eccola, che non è solo l'arrivo della terza tappa, ma Terni è coinvolta anche per la partenza da uno dei luoghi spettacolari, dei tanti luoghi spettacolari che tocca la Tirreno Adriatico. Abbiamo sentito prima il sindaco che partiamo da dentro un castello, e invece qua ci sarà un arrivo a Terni e una partenza davanti alle cascate delle Marmore. Assessore Proietti, eccoci. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, molto bene. Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto gli amici della Regione Marche, vedo l'assessore Castelli, saluto Stefano Allocchio, anche Mauro Vegni, sì, ecco, lo vedevo male. Buongiorno a tutti e bentrovati. È un peccato naturalmente che ancora dobbiamo purtroppo fare queste conferenze via web e non le possiamo fare di persona, perché sicuramente avrebbero tutto un altro impatto. Ma giustamente, come diceva lei, per noi è fondamentale quest'anno. Noi sono già 3 anni da quando ci siamo insediati, questa è la terza volta che abbiamo riportato a Terni il ciclismo, il grande ciclismo, e una competizione come questa che è di grosso impatto nazionale ma soprattutto internazionale. È importante questo connubio per noi e per il nostro territorio, proprio per morfologia, è importantissimo il connubio tra turismo e sport. E quale miglior modo di promuovere il nostro territorio, in qualche modo di portarlo in giro per il mondo tramite proprio questa competizione che ormai è diventata una delle più importanti nel panorama del ciclismo mondiale. Ho sentito prima parlare di campioni del mondo, ma insomma anche l'anno scorso sappiamo benissimo che c'erano quasi tutti i campioni delle diverse nazionalità. Quindi, come dicevo, è una competizione che tocca 3, secondo me, delle più belle regioni d'Italia. Sappiamo che l'Italia è un paese meraviglioso, ma la Toscana, l'Umbria e le Marche sono 3, come dicevo prima, delle regioni più belle. Quindi noi siamo felicissimi, io vi porto anche i saluti del sindaco che non è potuto essere qui con noi oggi, ma che sicuramente sarà sia all'arrivo che alla partenza. È fondamentale per noi questa partenza dalla cascata delle Marmore, perché è il nostro sito turistico più importante, la cascata più alta d'Europa, è un sito che vanta circa 500-600 mila ingressi all'anno, quindi per noi, non vi nascondo, che è la nostra fonte di ricchezza sotto tanti punti di vista. Credo che lo spettacolo sarà unico, come è unico questo sito. Mi dispiace che anche quest'anno la competizione sarà sicuramente influenzata dal Covid. Abbiamo visto anche l'anno scorso, insomma, non è stato facile, ma ce la metteremo tutta. Sull'organizzazione non abbiamo sicuramente nulla da dire, ci danno tutto il supporto necessario, quindi ci vediamo a marzo. Io mi auguro che anche gli altri sindaci vengano a vedere, per chi soprattutto non ha avuto il piacere di vederla, e anche gli amici assessori della Regione Marche possano venire in qualche modo a vedere, a visitare questo gioiello che è la Cascata delle Marmore. Grazie a tutti e buon proseguimento.
Grazie Assessore, e speriamo che a marzo il Covid non sia come adesso, diciamo così. Allora, proseguendo, Cascate delle Marmore, partenza, arrivo a Bellante. Chi c'è per Bellante? Il sindaco presente, buongiorno, mi sentite? Ah, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Buongiorno, salve, sono Giovanni Melchiorre, sindaco di Bellante, che è l'unica località in Abruzzo che sarà toccata da questa edizione della Tirreno Adriatica. E noi siamo davvero felici di essere entrati in questo circuito. Tra l'altro Bellante per la prima volta quest'anno diventa protagonista di una tappa della Tirreno Adriatico che è tra l'altro una tappa importantissima. Noi con molta umiltà ci accostiamo alla partecipazione a questa tappa che parte, come diceva chi mi ha preceduto, l'assessore Proietti, da una località che non ha bisogno di presentazioni, mentre noi siamo una località, diciamo, pressoché sconosciuta, ma che ha tenuto tanto ad entrare in questo progetto, perché riteniamo che, come gli altri sindaci dicevano, la Tirreno Adriatica possa essere un volano per l'economia territoriale. E vedete dietro di me tutta l'amministrazione comunale e anche i nostri consulenti, il consulente allo sport Gino Di Giosia in particolare, che ci ha aiutato molto in questa organizzazione, ma non soltanto l'amministrazione impegnata nell'organizzazione di questo arrivo di tappa, ma anche partecipano naturalmente le altre istituzioni regionali, la Regione Abruzzo, la provincia di Teramo, attraverso anche la garanzia di una viabilità sicura per i ciclisti, ma tutto quanto il territorio comunale è interessato attraverso le Proloco, perché ci teniamo a fare bella figura in questa prima edizione che riguarda il nostro territorio. È la prima edizione che riguarda il nostro comune, ma sicuramente io ritengo non sarà l'ultima, perché riteniamo che appunto il nostro territorio possa fluire e rendere anche più agevole la conoscenza dei tesori che riguardano Bellante, anche la provincia di Teramo e l'Abruzzo, tutti quanti i visitatori che verranno in occasione della tappa della Tirreno Adriatico. Voglio ringraziare RCS perché c'è stata vicina anche nella fase diciamo delle trattative iniziali per organizzare questo arrivo di tappa, e riteniamo che questa sia, come dicevo prima, la prima di tante occasioni di collaborazione, perché riteniamo di dover assicurare anche nei prossimi anni e di poter assicurare anche nei prossimi anni la nostra partecipazione alla Tirreno Adriatico, forse anche alle iniziative diverse e anche più prestigiose se possibile. Grazie a tutti e ci vediamo a Bellante per un arrivo che, come diceva prima il direttore di corsa Stefano Allocchio, che saluto, e sarà un arrivo impegnativo sotto il profilo atletico, ma anche per questo più bello. Grazie a tutti e buona gara a tutti i partecipanti. Grazie sindaco, abbiamo sollinato la terza tappa della più di metà della Tirreno Adriatico, ci mancano le ultime tre tappe, sempre in attesa poi di riprendere il sindaco di Sovicille. Passo la parola a Sefro, che sarà la partenza della tappa dei muri che finirà a Ferma. C'è il sindaco, mi dicono. Sì, buongiorno a tutti, salve. Pietro Tapanelli. Sì. Sì, mi sentite? Sì, spero, sì. Sì, bene, la sentiamo. Perfetto. Io ovviamente mi accodo ai ringraziamenti dei miei colleghi, sia per quanto riguarda la Regione Marche, sia per quanto riguarda RCS, e quindi di tutti quelli che si sono impegnati, insomma, per la realizzazione e la riuscita di questa iniziativa. Particolarmente, ecco, mi preme fare un ringraziamento anche al presidente della mia Unione Montana e sindaco del comune di Pioraco, che ci aiuta, ci ha aiutato e ci aiuterà, insomma, nella realizzazione dell'iniziativa. E in più anche al sindaco del comune di Fermo, che ci conosciamo ma non ci conosciamo, però in realtà partenza e arrivo, insomma, mi coinvolgono anche emotivamente, perché mia madre è di Fermo, io ho una casa a Fermo, e quindi insomma parto e arrivo a casa mia sostanzialmente. Quindi sono molto contento anche dal punto di vista personale ed emotivo, e poi ovviamente dal punto di vista sportivo una grande, grande vetrina, grande risonanza anche per noi piccoli centri,
e per noi piccoli comuni. Quindi insomma grazie a tutti e buon lavoro a tutti e ridò la parola al moderatore. Grazie. Grazie, grazie mille Sindaco. Allora chiudiamo la tappa dei muri, confermo, e poi proviamo a riprendere Gugliotti per sì, il Sindaco io, Gugliotti per sono, mi sentite? Sì, il momento che chiudo la tappa. Bene, grazie, grazie. Secondo solo la richiamo. Allora, fermo. Chi abbiamo per fermo? Il Sindaco, eccoci. Mi dicono. Sì, sono Paolo Calcinaro, il Sindaco, e con me c'è l'assessore allo sport Alberto Scarpini. Siamo orgogliosi di far tornare in centro a Fermo questa tappa, la tappa dei muri fermani che già c'era stata nel 2017. Lo scorso anno avevamo fatto un arrivo a Lido di Fermo, quindi sul nostro lungomare nord, sulla nostra costa nord, però questa volta tocca ai muri, tocca entrare dentro il centro storico, passare accanto, lambire luoghi della cultura e della storia di Fermo o passare in colline che raccontano il nostro paesaggio, il nostro, come insomma anche quello umbro, come quello abruzzese. Un saluto al collega di Sepro per anche questa coincidenza. E quindi sarà una tappa molto molto selettiva, sarà una piccola Liegi-Bastogne-Liegi con tutti cot che si susseguono, con strappi che si susseguono in strade anche piuttosto strette. Sarà veramente un qualcosa di eccezionale per i tifosi, per gli appassionati. E ricordo nel 2017 arrivarono a giocarsi sulla salita che porta proprio al Girfalco, alla sommità del centro storico di Fermo, la tappa il campione del mondo Peter Sagan, che vinse, Thibaut Pinot, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Molle, Mauran, Dumoulin, Quintana e Bernal, che allora era ancora all'Androni. Quindi tutti, diciamo, i migliori del ciclismo di quell'anno. E speriamo che possa ripetersi questo evento. Sicuramente un occhio sarà al campione del mondo Alaphilippe, perché qui a Fermo vinse nel 2017 il campione del mondo Peter Sagan, vinse nell'84, mi sembra, potrei sbagliarmi, 84-85, il campione del mondo Argentin, e quindi è una tappa per campioni del mondo e speriamo insomma di vedere un bellissimo spettacolo. Un ringraziamento a tutti voi di RCS e anche all'assessore Scarpini per il grande lavoro che mette in questa organizzazione. Grazie, grazie mille Sindaco. Vedo che c'è Giuseppe Gugliotti, c'è Sindaco per la tappa di arrivo a Sovicille. Adesso la sentiamo, proviamo. Proviamo e vi ringrazio molto anche per la pazienza. Dicevo prima, siamo veramente orgogliosi e anche molto soddisfatti di poter vivere da protagonisti una tappa di questa gara, di questa competizione che da noi è particolarmente amata, la Tirreno Adriatico. E noi siamo un territorio, lo diceva prima il collega Davide Ricci, che un comune che appartiene alla Valle del Merse. E il territorio di Sovicille si trova a pochi passi dalla città di Siena, ma è immerso nelle dolci colline della Valle del Merse, che è il cuore verde, forse quello che noi definiamo insomma il cuore più intimo e autentico della Toscana, dove la sostenibilità, un tema che è ricorso anche negli interventi degli altri colleghi sindaci, il tema della sostenibilità è un obiettivo, ma è anche in qualche modo già una realtà. È un territorio particolarmente vocato all'attività all'aria aperta e specialmente alle escursioni cicloturistiche. Qui abbiamo tanti cicloamatori, abbiamo anche un'associazione, un gruppo ciclistico che è particolarmente attivo e che organizzerà anche delle iniziative che ci accompagneranno poi nelle prossime settimane all'appuntamento della tappa dell'8 di marzo. Escursioni cicloturistiche e naturalmente anche gare e competizioni. Qui su questo territorio passa ormai la classicissima Strade Bianche, oltre all'eroica anche che veniva ricordata prima. È un territorio che ha anche tutta una serie di, da un punto di vista storico, artistico, architettonico, è particolarmente ricco. Tra l'altro la tappa arriverà
proprio alla pieve del Ponte dello Spino, una pieve dei primi anni dell'anno 1000, per cui che è anche considerata, insomma, un perfetto esempio di romanico, di pieve romanica, che in 1000 anni ne ha viste tante, forse non aveva mai visto l'arrivo di una tappa, quindi ora assisterà anche a questo, insieme a tutta la nostra popolazione. Colgo l'occasione per ringraziare anche gli altri comuni della Val di Merse con i quali abbiamo condiviso questo progetto. Ricordo l'anno scorso l'arrivo a Chiusdino, la partenza dal Monticiano, e l'Unione dei Comuni della Val di Merse, che ci ha consentito appunto di avere questa opportunità. E naturalmente un grazie davvero di cuore a tutti voi per averci dato questa occasione, che è anche una grande occasione di promozione e di valorizzazione del nostro territorio. Grazie a tutti. L'abbiamo sentita bene, adesso siamo arrivati alle ultime due tappe. Allora, la tappa che da Pecchio va a Carpegna, che sarà la tappa, come si è detto, abbastanza decisiva, diciamo, di questo Tirreno Adriatico. Partiamo con la partenza. Ad Apecchio chi abbiamo? Ok, mi dicono che hanno avuto problemi di collegamento, quindi partiamo con l'arrivo. Carpegna. Sì, buongiorno a tutti. Sono Mirko Ruggeri, il sindaco. Mi sentite? Sì, sentiamo. Perfetto, niente, sono qui con il presidente del nostro comitato tappa, Angelo Francioni, e con i nostri assessori Alberto Biral e Luca Pasquini. E siamo entusiasti, insomma, di poter partecipare a questa manifestazione che riteniamo veramente importante per il nostro territorio, e tra l'altro ci lega la tappa, diciamo, lega tutti territori e comuni della provincia di Pesaro, quindi si svolge completamente all'interno della provincia pesarese, ed è per questo, insomma, che anche con il comune di Apecchio e con tutti gli altri comuni attraverso i quali si svilupperà il percorso, ci siamo visti più volte e abbiamo cercato, insomma, di fare una scaletta di compiti che ci permetta di arrivare alla tappa in maniera completa e di soddisfazione, insomma, per tutto il territorio. Io ringrazio la giunta regionale, ringrazio il consigliere Rossi che si è prodigato perché questa tappa passasse nei nostri territori, e ringrazio chiaramente il presidente Acquaroli che ci dà, la Regione Marche che ci dà questa possibilità veramente importante che mette i nostri territori al centro di una manifestazione che ha grande visibilità, ed è quello che serve ai nostri centri. Sappiamo, insomma, che vivono soprattutto il comune di Carpegna vive soprattutto di turismo, e quindi si ha in questo modo una centralità nelle dinamiche, appunto, turistiche e nella comunicazione. E ricordiamo, insomma, che la tappa farà percorrerà la famosa salita del cipo di Carpegna, la farà addirittura due volte, e sappiamo quanto è impegnativa, ricordando anche una frase del grande Pantani, che intervistato diceva: per allenarmi vado sul Carpegna, no? Il Carpegna mi basta. Quindi siamo veramente contenti di avere la tappa qua. Tra l'altro, da quella frase, il Carpegna mi basta, è nata anche una bellissima gara che si svolge in questo territorio. E il nostro è un territorio turistico ed è un territorio che è contento di sviluppare il discorso turistico, soprattutto anche con l'aspetto sportivo. L'aspetto sportivo sostenibile legato all'ambiente. Siamo la sede del Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, per cui ben vengano questi eventi. E colgo l'occasione per salutare il nuovo commissario tecnico della Nazionale, e spero ci possa venire a trovare per percorrere anche lui, insomma, la nostra bellissima salita del Carpegna. E, ringrazio,
Ringrazio nuovamente la Regione Marche per questa opportunità e anche per il finanziamento che ci ha concesso per la realizzazione del bike park che verrà appunto realizzato quest'anno sul Monte Carpegna. Grazie. Sindaco, allora si sono collegati da Apecchio, qui abbiamo il vice sindaco, eccolo. Buongiorno, mi sentite? Sì. Pronto? Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ok, grazie, buongiorno a tutti. È con piacere che partecipo a questa riunione e presentazione di questa, sicuramente questo evento molto, molto importante. Sono qui a nome anche del mio sindaco che per motivi personali non è riuscito a partecipare, però è chiaro che teniamo in maniera forte, ci contiamo in questo momento, in questa giornata in cui vedrà protagonista il nostro territorio, la nostra cittadina di Apecchio come partenza di questa tappa. Quindi sarà un momento importante per la visibilità di tutto il nostro territorio, che comunque è questa parte limitrofa all'Umbria, ed è importante perché comunque il ciclismo anche durante tutto l'anno vive tanti turisti ed è un fenomeno crescente, quindi ci contiamo come amministrazione, ci contiamo come territorio. Anche l'Unione Montana ha fatto diversi progetti in questo senso e quindi ha già predisposto anche una vera e propria ciclovia. Oltre alle strade più trafficate abbiamo delle arterie con bassa densità di traffico, quindi permettono ai ciclisti e ai turisti di poter godere del nostro territorio e delle nostre strade. Alla tappa chiaramente ringrazio tutti coloro che hanno avuto modo, l'idea e comunque stanno collaborando per poter rendere realizzabile questo evento, e quindi partendo dalla Regione Marche e tutti gli altri addetti. Siamo così contenti di poter collaborare, di poter comunque anche incontrarci per realizzare e risolvere tutte quelle problematiche di logistiche per affrontare in maniera degna di questo importante evento che è la Tirreno Adriatico. Quindi grazie a voi, non so se avete bisogno di qualche altro aspetto. Grazie, va bene così, grazie vice sindaco. Allora, ultima ma non ultima, perché ormai è una tradizione nella Tirreno Adriatico, San Benedetto del Tronto. Quest'anno non ci sarà la cronometro, come abbiamo detto, perché la cronometro apre, ci sarà una gara in linea come succedeva qualche anno fa, perché a me me l'ha detto Daniele Bellati che lui faceva le volate lì. Abbiamo in collegamento l'assessore allo sport Cinzia Campanelli, se non sbaglio. Assessore? Sì, buongiorno, sono Cinzia Campanelli, il nuovo assessore allo sport del comune di San Benedetto del Tronto. Qui con me c'è il dottor Alessandro Amaddio. E salutiamo tutti e vi portiamo anche i saluti del sindaco che non può essere presente. E anche quest'anno siamo onorati e felici di ospitare la Tirreno Adriatico, soprattutto in considerazione del fatto che l'ultima tappa avverrà di domenica. E il fatto che sarà coinvolta la città nel fine settimana sicuramente avrà un impatto sia in termini di visibilità che a livello turistico per noi importante. In considerazione del fatto che comunque la tappa poi si svilupperà all'interno del nostro territorio piceno, e per cui la visibilità sarà a vantaggio non soltanto della Riviera delle Palme, ma proprio di tutto il territorio. E quest'anno, insomma, lo sforzo economico che ci è stato chiesto è stato importante, però
sicuramente avrà, cioè, avrà un ritorno in termini, insomma, come ho già detto, in termini turistici. E poi anche per questo volevo ringraziare la Regione Marche, perché comunque ha sostenuto questo nostro sforzo. E quindi niente, ringrazio tutti, speriamo di incontrarci personalmente appena sarà possibile. E non so se Alessandro ci tiene a dire qualcosa, a fare anche lui un saluto. No, io volevo salutare tutti i presenti, volevo salutare e ringraziare la Regione Marche, anche gli organizzatori con i quali ormai ci lega per me personalmente un rapporto decennale, quindi ci tenevo a ringraziare il dottor Vegni e Stefano Locchio. Arrivederci, grazie, speriamo di vederci presto. Grazie, grazie a tutti. Speriamo di essere stati esaustivi in tutte le situazioni, quindi dalle tappe, la spiegazione delle tappe, l'intervento dei comuni, il CT della Nazionale, il Presidente della Federazione, la Regione Marche che ci ha ospitato. Chiudiamo qui questa presentazione della Tirreno Adriatico e ci vediamo a marzo. Arrivederci.